bene, mi spieghi cosa è successo questa mattina? È successo che abbiamo buttato tutti fuori, l'hanno venute polizie e tutto, l'hanno buttato fuori. Alle sette di mattina. È stato metà e a metà c'è sopra, salito sopra i valli e tutto. È tutto qua. E mi spieghi i motivi del perché sono entrati in occupazione da svariati giorni? Eravamo qua da 2 mesi che siamo in occupazione per i nostri diritti e per il rispetto, e anche adesso hanno 3 mesi di ritardo dei nostri stipendi da ottobre. Non abbiamo preso né ottobre né novembre, adesso siamo a febbraio, 3 mesi. E poi non vogliono fare niente con noi, non vogliono dare i nostri diritti, niente. Abbiamo fatto l'occupazione e tutto. Abbiamo messo un passo avanti, loro sono entrati 3 giorni, hanno sistemato tutto e tutto quanto. E poi non hanno trovato nessuna soluzione con noi. E poi il giorno dopo è venuto Zizi Marco, era il venerdì scorso, era venuto come un matto, come che voleva entrare. E poi l'ha picchiato una donna. Quella è di sopra. Stavo parlando del venerdì scorso. Sì, sì, sì. Era picchiato una donna, era venuto come un matto proprio, li picchiava le donne, voleva saltare e noi eravamo lì seduti davanti al cancello e poi lui non è, voleva entrare e le picchiava tutte le donne, urlava e tutto qua e poi non abbiamo lasciato entrare e poi oggi, il giorno dopo, era venuti per portarli fuori, sgombro tutto.